Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco un video veloce per i nostri amici di IBS e per tutti gli studenti della scuola Bonsai Sensei. Piccolo video giusto per passare un po' il tempo e dare qualche istruzione utile. Ok, partiamo. Potatura del cipresso, periodo ottimale per fare potatura del cipresso. Però prima pensiamo alla coltivazione, come trattare le nostre piante. Io partirei prima con un discorso di coltivazione della pianta e poi varie potature, legature, rifiniture e tutto il resto. Quindi questa pianta ha passato. L'anno scorso è stata rinvasata, lasciata vegetare liberamente. Ora, dopo un anno, una potatura abbastanza drastica, no? Per ritornare indietro con la vegetazione, avendo avuto una vegetazione libera per un anno, e evitare un attimino anche gli scarti interni che il cipresso ha durante la stagione estiva. Come avete notato, c'è chi più, chi meno, a seconda della varietà del cipresso. Quindi è stata rinvasata, lasciata stare e coltivata per un anno intero, poi ora, in questo periodo di marzo, viene potata drasticamente. Qui abbiamo già iniziato, no? E man mano andremo su. È in fioritura, ora come vedete sta già perdendo i suoi fiori. Il prossimo step sarà quella della legatura. Quindi, dopo questa potatura, la pianta si coltiverà facendo passare questo stress, no? Anche perché è una potatura molto forte, e si lascerà riprendere e dopo, a vedere la situazione della pianta, come sta e tutto il resto, se è molto in vigore, magari in autunno, si inizieranno a mettere dei fili per l'impostazione e la messa in posa di tutto il resto. Quindi, ragazzi, bisogna fare le cose in più step, non tutto insieme. Dobbiamo fare passare in breve tempo possibile, nel miglior dei modi, gli stress causati da noi. Ma anche dal meteo, no? Il troppo caldo, la troppa pioggia e tutto il resto. Quindi, lavorazioni con cautela, tanto questa pianta non deve uscire in mostra e niente. Quindi, con calma, vari step, varie pulizie, varie potature, una lontana dall'altra. Vi fa riprendere gli stress. Dopo una potatura molto aggressiva, un giro di fungicida, io uso idrossido di rame, che va bene anche per il cancro del cipresso e tutto il resto, non gli fa male. Quindi, ragazzi, manutenzioni, è ora di manutenzioni, è ora di preparare le piante per una nuova vegetazione. Un'altra cosa, le concimazioni. Le concimazioni io aspetto sempre più o meno a aprile nelle concimazioni, soprattutto sulle piante mature. Le piante mature vanno concimate dopo che sono partite. Cioè, dobbiamo mantenere, dobbiamo rinforzare, dobbiamo aiutare la pianta. Quindi non abbiamo bisogno dopo una concimazione abbondante autunnale, di andare a mettere il concime in modo che la pianta parti. È un controsenso. Noi dobbiamo mantenere su piante mature, quindi gli daremo da mangiare dopo che la pianta è partita. Cosa contraria, se dobbiamo far spingere le piante. Fate attenzione anche nei rinvasi in questo periodo. Potrebbe tornare freddo, soprattutto al nord. Quindi riparate le vostre piante se
vi arriva il freddo, come più o meno è capitato, e andate avanti con i vostri lavori, visto che siamo in un periodo un attimino un po' complicato per tutti noi. Vi faccio i miei migliori auguri. Ah, un'altra cosa, dimenticavo, ascoltate la sigla finale. Ho fatto un corso di flauto e quindi con tanto impegno, e quello che sentite nella sigla finale è la mia canzone per augurarvi un grande aiuto. E passiamo tutti in fretta a questo momento. A presto!